Quando questa mattina ho ricevuto da Francesco la maschera, lo screen in cui si diceva che Carlos Alcaraz era stato chiuso dalla Juventus, ho pensato, fra, ma che cosa cacchio mi stai mandando? Cioè, abbiamo comprato un tennista, questa è stata la prima cosa che ho pensato, perché è un omonimo e io Carlos Alcaraz del Southampton non lo conoscevo, non l'avevo mai sentito nominare. Conoscevo il tennista, non conoscevo il calciatore. Ora che il calciatore invece sembra essere molto vicino alla Juventus, beh, dobbiamo per forza di cose documentarci. E quindi mi sono fatto una scorpacciata di informazioni che oggi voglio condividere con voi. Ripeto, non lo conosco, non l'ho mai visto giocare, quindi non sarà mai un'opinione al 100% veritiera, però lascio parlare i dati. Lascio parlare quello che sono stato in grado di raccogliere e poi ci faremo una chiacchierata tutti insieme e cercheremo di fare un brainstorming generale. Quindi vi chiedo un mi piace, vi chiedo un'iscrizione, ma soprattutto vi chiedo un commento per farmi sapere se voi lo avevate mai sentito nominare, lo conoscevate, se vi ispira, se secondo voi è un colpo importante. Quindi Carlos Alcaraz, analisi del profilo, chi è? Questa è la prima domanda che ci viene da farci. Può tornare utile alla Juventus di Allegri nel 2023-2024, nella seconda parte di stagione? È un centrocampista offensivo, partendo da questo presupposto, è un giocatore molto offensivo. È nato il 30 novembre del 2002, quindi sicuramente un ragazzo molto giovane che quest'anno andrà a fare 22 anni. È un ex Racing, e di solito dal Racing, dal vivaio, vengono fuori sempre giocatori molto interessanti. Attualmente, appunto, gioca in Inghilterra, ma non in Premier League. E ci arriviamo. È di piede destro ed è alto 1,83 m. Perché si parla di Alcaraz? Beh, perché la Juventus è andata lì. E infatti, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio si è mossa prepotentemente. Arriverà, se arriverà, in prestito da questo club di Championship. Esatto, perché Alcaraz arriva in Inghilterra l'anno scorso. Arriva a gennaio del 2023 per 14 milioni e poi retrocede insieme a Southampton, ventesimo su 20, e quindi va a giocare in Championship dove non si sposta quest'estate, rimane e decide di giocare in Serie B inglese. Alla Juve arriverebbe in prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Non è poco, non è poco. Però è un'occasione di mercato interessante, perché la Juve stava cercando appunto un'occasione di questo tipo, un giocatore che non lo paghi adesso e se poi mi convince lo pago dopo. Io sono dell'idea che difficilmente la Juve riuscirà a riscattarlo, perché la cifra è molto alta, almeno non lo riuscirà a riscattare a quella cifra lì. Poi vedremo se cambierà qualcosa, saremo qui a dire, beh, bravi, avete pescato un ottimo talento, perché se arrivi a riscattarlo a 40 milioni significa che ha fatto non bene, non benissimo, anche di più. Quindi ruolo, dati, infortuni, costo, dove giocherebbe la Juve e fattibilità. Questi sono i sei dati che andiamo a prendere in esame. Ruolo, quale occasione occupa? Posizione occupa? Ho la parola occasione in testa. E allora, per capire dove gioca effettivamente, andiamo a prendere l'heatmap. Questa è un'heatmap di Soccerment e vediamo benissimo da qui che è un centrocampista molto offensivo, è un centrocampista bravo nel tiro. È un centrocampista bravo nell'assist e anche bravo nei passaggi. Poi ha delle limitazioni come il gioco aereo, è una cosa che non gli viene proprio benissimo e nel centrocampo di Allegri diventa difficile poi allora incastrarlo. Abbiamo visto che invece Yildiz, per dire uno che nel gioco aereo va molto molto forte, anche più forte rispetto a Chiesa, ne avevamo parlato nei video precedenti. È appunto un classe 2002 che all'inizio della sua carriera e sembra essere una scommessa da parte di Giuntoli. È ovvio che, ragazzi, stiamo parlando veramente della clessidra che ha gli ultimi granellini di sabbia che stanno cadendo. Domani alle 20 chiude il mercato e quindi se si vuole fare bisogna trovare un nome che possa essere un nome che si riesce a fare, e stiamo parlando di un giocatore che gioca nella Serie B inglese, e se ti chiama la Juve e giochi nella Serie B inglese, io credo che tu possa fare di tutto per cercare di venire via da lì e arrivare in Italia. Però guardate l'heatmap, è un giocatore molto offensivo, quasi un trequartista più che una mezzala. E questa cosa un po' mi preoccupa, perché o la Juve vuole cambiare modulo, ma non credo, oppure deve adattarsi a un campionato diverso, a uno stile di gioco diverso e anche una posizione diversa rispetto a quella che sta ricoprendo in stagione. Quindi un po' preoccupato lo sono, devo dirvi la verità. Ma vediamo, vediamo, non possiamo ovviamente giudicare soltanto da questo. I dati, presenza e rendimento per stagione. Allora,
Sono dati anche questi che un po' mi preoccupano, perché sono dati di Transfer Market. 46% delle volte partito titolare, praticamente uno su due. 44% dei minuti giocati, praticamente la metà. E all'8% di partecipazione al gol. E stiamo parlando di una squadra di Serie B inglese, che sicuramente è un livello elevato, perché la Serie B è un livello elevato, però non stiamo parlando ovviamente di chissà quale rendimento fino adesso. Ha giocato 23 partite, appunto 46% delle volte da titolare, ha raccolto soltanto 1102 minuti, che sono pochi, ha segnato 3 gol e servito un assist. Questo all'interno del campionato. Per un totale di 26 presenze, 4 gol, 3 assist e 1313 minuti giocati. Sembra la macchina di Paperino, la 313. Quindi anche qui dati un po' così che magari si scontrano con la volontà del ragazzo di andarsene e quindi diventi un giocatore che non entra nelle gerarchie perché te ne vuoi andare, perché ti senti diverso da un giocatore di Serie B. Può essere, non lo so, non ne ho idea. Gli infortuni, almeno da questo punto di vista, giocatore che sta bene perché l'unico infortunio segnalato era ancora ai tempi del Racing ed è stato fuori 27 giorni, ha perso 6 partite per via di uno strappo al fascio muscolare, che sicuramente è un infortunio bastardo, antipatico, però non stiamo parlando di un ginocchio rotto, ecco, come è stato per Thiago Dalot. Quindi occasioni di mercato da una parte perché il giocatore è infortunato, dall'altra perché il giocatore gioca in un campionato un po' così. La Juventus è andata proprio a pescare le occasioni, è andata a scommettere, ha setacciato il campionato, è andata proprio a vedere quello che poteva trovare. Il costo e il cartellino stipendio. Allora, un contratto in scadenza al 30 giugno 28, questo perché appunto è arrivato soltanto l'anno scorso. Loro avevano investito questa cifra anche magari in ottica salvezza della serie, mi vado a prendere sto talento, se scoppia magari può succedere di rimanere nel massimo campionato inglese. No, non è accaduto assolutamente questa cosa. Il valore attuale del cartellino secondo Transfer Market è di 15 milioni. Però appunto noi cosa stavamo cercando? Un colpo a zero. La Juve voleva Samardžić con il diritto di riscatto e non l'obbligo. E l'Udinese ha detto no, assolutamente no. Giustamente anche, secondo me. Il diritto è alto, però è diritto. 40 milioni sono tanti, ripeto, per me la Juve non andrà poi a spendere quella cifra, anche se dovesse fare una buona parte di stagione, ma per 4-5 mesi di stagione puoi spendere 40 milioni di euro quasi a scatola chiusa, semichiusa, in questo momento la Juve mi sembra molto difficile. Poi magari sbaglierò, però secondo me la Juve cercava un'occasione a zero subito. Ti pago il prestito oneroso. Un po' come per Ken, e vedremo se Ken riuscirà a trovare una sistemazione dopo che è saltato l'Atletico, e poi ne parliamo, poi ci vediamo. Secondo Capology, lo stipendio lordo annuo del calciatore è di circa 2 milioni di euro di sterline. Il cambio euro-sterlina è una sterlina 1,17 euro, quindi circa 2,5 milioni di euro lordi per il calciatore. Quindi non un ingaggio da superstar, anzi, un ingaggio che rientra nei parametri della Juve. In questo caso quello che è alto è il costo del cartellino per il diritto di riscatto, ma ci penseremo poi eventualmente a giugno. Dove giocherebbe la Juve? Questo è molto interessante, perché secondo me è un po' anche l'ago della bilancia. Allora, io l'ho inserito nelle rotazioni, perché appunto secondo me alla Juve serve un giocatore per entrare nelle rotazioni. Centrocampo i titolari sono Locatelli davanti alla difesa, Rabiot a sinistra e McKennie a destra. E abbiamo qualche difficoltà, perché poi abbiamo Miretti, abbiamo Nicolussi, abbiamo Nonge, abbiamo se vogliamo Cambiaso da adattare lì, abbiamo Ealing da adattare lì, però sono tutti giocatori che o per rendimento non si avvicinano ai titolari o sono fuori posizioni, quindi qualcosa servirebbe dato che Pogba e Fagioli sono squalificati. Io lo vedo un po' come il tappabuchi di Fagioli, devo essere onesto, anche perché in prospettiva Champions l'anno prossimo andranno fatte delle scelte, cioè Rabiot va in scadenza, lo rinnovi, se rinnovi anche Rabiot è impossibile tirar fuori anche 40 milioni di euro per Alcaraz. Quindi riuscirà a guadagnarsi, a conquistarsi il riscatto in questi 6 mesi? Io sono già un po' pessimista prima del suo arrivo, perché mi sembra veramente una mossa furba della Juve e spero che questo ragazzo possa godersi questi mesi e dare tutto se stesso per poi riuscire a cambiare questa idea che ho in testa e magari che ha in testa pure la Juve. Però è un giocatore offensivo, quindi come mezzala, abbiamo visto che comunque gioca anche tanto a sinistra, ma può anche svariare sulla destra, forse più per vie centrali. Allora io me lo immagino anche magari l'altra sera, no? Vlahovic titolare, invece che Milik, al posto di Milik a orbitare lì. Se non c'è Chiesa e Yildiz magari, non lo so cosa può essere successo.
litigi o robe del genere, non lo so. Ecco, me lo immagino anche in quella posizione lì, quindi alle spalle della punta. Però credo che sarà un giocatore da rotazioni. Questa credo che sia la parola chiave per immaginarsi i prossimi 6 mesi di Alcaraz. Poi magari è talmente forte che si guadagna il posto da titolare e siamo tutti felicissimi di questo. Fattibilità. Arriva davvero? La Juventus sta correndo contro il tempo, dato che domani alle 20 chiude il mercato. E infatti il calciatore cosa farebbe? Una parte di visite mediche già a Londra, per poi arrivare a Torino una volta concluse, per guadagnare un po' di tempo. C'è anche il viaggio da organizzare, tutte queste cose. Quindi Giuntoli ha inquadrato, ha trovato il centrocampista. Adesso è quasi più una questione burocratica, cioè mettersi lì, riuscire a trovare le tempistiche giuste, impacchettare i contratti e tutte queste cose qui. Riusciranno a concludere la trattativa? Io me lo auguro, perché credo che un centrocampista sia assolutamente necessario per la Juventus. Non conosco questo ragazzo, però il fatto che abbia una valutazione così elevata, secondo me, lo pone già nell'ottica di veramente un acquisto di gennaio, una sorta di tappabuchi. Io ovviamente spero che possa fare benissimo, che la Juve possa magari anche trattare con il Southampton per abbassare appunto questa valutazione di 40 milioni in caso di stagione positiva di Alcaraz. E quindi nel caso benvenuto, se il nostro centrocampista, piuttosto che andare a fare Bernardeschi, secondo me questa è una mossa molto più intelligente. Chiedo scusa se ero tanto piccolino lì in alto in questo video, ma per farci stare tutte le informazioni bisognava far così. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ma soprattutto, conoscevate già questo calciatore? Avete delle informazioni al riguardo? Condividetele con la community.